molto onorata di portare in alto il tricolore e emozionata. Poi durante la sfilata, mentre aspettavo di entrare nello stadio, ho scoperto che c'erano altri judoka come me alfieri, quindi diciamo, ho condiviso con loro queste grandi emozioni. Per me era la prima volta, ma la prima volta per la federazione, la prima judoka in Italia a fare l'alfiere. Dietro di me c'erano tutti questi ragazzi, una squadra molto giovane, un team Italia giovanissimo, che anche loro erano molto, diciamo, emozionati. Sentivo che urlavano, si avvicinavano a me, quindi è stato bello, insomma, entrare nello stadio e alzare in alto la bandiera. L'alzavo più in alto possibile, salutavo, è molto divertente. Il 23 inizieranno le gare di judo, io gareggerò il 25. Per me è una gara importante perché, oltre a essere la prima edizione dei giochi europei, per noi del judo sono anche europei e soprattutto sono qualificazione olimpica, quindi per noi ha tre valori, valori molto importanti. Questa è la prima edizione dei giochi europei. A mio avviso l'Azerbaijan si è comportato benissimo, perché rivivo quelle sensazioni, quelle emozioni che ho vissuto con Pechino e Londra. Si avvicina moltissimo sia il villaggio olimpico che lo stadio, che l'atmosfera che c'è all'interno. Faccio un grandissimo bocca al lupo a tutto il team Italia. Forza ragazzi, che siamo forti e possiamo vincere.